Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo vlog. Finalmente vi posso parlare delle mie 2 settimane appena passate. Ci sono state tante novità, varie cose che ho fatto, ordini, nuovi prodotti, eccetera. Ma parto con il Black Friday, perché già dalla settimana scorsa, per chi mi segue lo sa, ho fatto partire delle offerte sul mio shop che continueranno fino al 30 novembre. In particolare ho scontato tutti i videocorsi, quindi per tutte le persone che stavano aspettando l'occasione di acquistarli scontati, adesso li trovate tutti scontati fino al 30 novembre. Quindi mi raccomando, approfittatene. Addirittura quello sulla rilegatura, che è uno dei più richiesti, è scontato di 20 euro, cioè tantissimo, comunque una percentuale altissima per il prezzo totale. Quindi mi raccomando, per chi non l'avesse ancora fatto, date uno sguardo ai videocorsi. E per tutte le persone che stanno acquistando il videocorso su Cricut, fino al 30 novembre non c'è bisogno di inserire il codice sconto, perché appunto ha questo prezzo scontato per tutti, anche chi non ha appunto il codice, esclusivo per le persone che hanno acquistato la Cricut con il mio codice sconto. Dunque, fino a lunedì avete tempo, se non l'avete fatto ancora date uno sguardo, i video corsi vi stanno aspettando. A questo proposito vi annuncio già che sto preparando un altro videocorso, sarà l'ultimo del 2020 per quest'anno, e lo voglio fare uscire prima della fine dell'anno, perché appunto riguarda qualcosa che ci serve poi per iniziare un nuovo anno, e si tratta del videocorso su come realizzare dei bullet journal a mano. Quindi potete realizzare il vostro bullet journal, potete realizzarli per venderli, per farli quindi su commissione, se li volete vendere su Etsy, insomma sarà un videocorso completo. E se vi state chiedendo se le tecniche spiegate le potete trovare online, chiaramente molte delle cose che io faccio sono mie personali, sono miglioramenti su queste tecniche che io ho fatto personalmente e quindi che condivido con voi in questa speciale occasione, ma una cosa che non ho mai visto fare online, e cioè rilegare i bullet journal cucendo le pagine con la macchina da cucire, dove ovviamente ci sarà anche la parte classica di cucitura a mano, ma anche quella alternativa per chi ha la macchina da cucire e volesse appunto provare a realizzare dei bullet journal anche in quest'altro modo, che ci velocizza un po' il lavoro. Quindi il tempo di fare un po' d'ordine, programmare i giorni in cui dovrò filmare, e poi sarà pronto penso entro dicembre, quindi ve lo sto annunciando in anteprima, spero vi faccia piacere questa notizia. Poi, per tutte le persone che li stavano aspettando, sono anche ritornate le cornicette in legno sul mio shop, le ho riassortite, si possono riacquistare, quindi per i vostri album, le vostre creazioni, sono di nuovo disponibili le cornicette nelle 3 forme, quindi quella circolare, tonda, quella ovale e quella a cuore, che quindi appunto adesso ritroverete nuovamente sullo shop. Poi queste 2 settimane mi sono occupata della realizzazione di 3 album fatti a mano, che mi sono stati commissionati. Purtroppo non ho più tempo, perché come sapete il periodo natalizio, comunque delle feste, è molto frenetico, c'è tanto movimento, ci sono tante cose da fare ed è anche il mio periodo preferito dell'anno, però purtroppo non ho più tempo per dedicarmi agli album per questa stagione. Quindi questi 3 che vedrete sul vlog sono gli ultimi 3 album che ho realizzato, ma ho fermato gli ordini fino a gennaio, quindi fino a gennaio non ne realizzerò altri, perché appunto non ho assolutamente il tempo di potermici dedicare come vorrei, perché sapete, quando io realizzo gli album è un tempo che io mi godo al 100%, mi piace da morire mettermi là, studiarlo, progettarlo, abbinamento di colori, assemblamento, proprio mi piace, mi metto una serie TV, mi rilasso e faccio gli album. Purtroppo però adesso mi è molto difficile per le tante cose da fare, quindi rimando tutto a gennaio. Quindi per le persone che volessero
ordinarlo possono magari già parlarne se vogliono sapere qualche informazione, però la realizzazione avverrà appunto a inizio anno. Poi non è tutto rose e fiori, ragazze, perché purtroppo questa settimana, con la frenesia, la fretta, tante cose da fare, cosa ci mancava per completare questo bel quadretto? Il computer che mi abbandona. Grazie, grazie mille. Per fortuna non era niente di grave, però domenica sono riuscita a produrre il video che appunto sarebbe dovuto uscire quella domenica, ma dopo quel momento il computer si è bloccato, è morto e non sono più riuscita ad accenderlo. Quindi ho perso tutta la serata di domenica a cercare di capire quale cavolo fosse il motivo e ho dovuto quindi rimandare la pubblicazione del video all'indomani, a lunedì. Infatti l'avete visto, lunedì è uscito il tutorial sul December Daily, il diario di dicembre che pubblico tutti gli anni e quindi lo potete già trovare online. Come ho fatto? Io lavoro tantissimo con gli hard disk esterni, quindi per fortuna tutto il mio lavoro era abbastanza recuperabile perché appunto avevo tutto sugli hard disk e ho dovuto rimontare il mio vecchio computer, quello che avevo fino a un anno fa in uso, al posto di questo che sto utilizzando adesso. L'ho messo perché ero in una situazione di emergenza, dovevo spedire tanti ordini, dovevo finire gli album, dovevo fare delle pubblicazioni, dovevo rispondere ai centinaia e centinaia di messaggi che ho tutti i giorni. Voi non potete immaginare cosa significa stare 2 ore ogni giorno solo a rispondere a delle domande, che comunque a me fa piacere, però giustamente sono più comoda al computer, dal telefono mi viene, sì lo faccio, però è molto più comodo avere la mia tastiera e andare a rispondere a tutti, quindi è stata una sofferenza. Finché per fortuna io e il mio fidanzato Paolo ci siamo messi una sera, abbiamo detto dai smontiamolo e vediamo dov'è il problema, e lui, anche grazie alla consulenza di un altro nostro amico, siamo tutti periti informatici, abbiamo tutti amici periti informatici, abbiamo capito, smontandolo e rimontandolo, che semplicemente si era allentato un componente, cioè un banco di RAM era mezzo staccato. Per fortuna, quindi, rimettendolo a posto, il computer è ripartito come se niente fosse. Il problema era solamente questo. Capita, capita spesso, perché con le vibrazioni, il calore, eccetera, alcuni componenti possono perdere adesione, possono quindi staccarsi dai loro alloggiamenti, e questo mi ha comunque risparmiato tantissimi soldi per portare il computer all'assistenza e per poi accorgersi che semplicemente c'era un pezzetto da rialloggiare e avrei pagato inutilmente. Per fortuna abbiamo un minimo di conoscenza, perciò abbiamo potuto risolvere tutto in casa. Quindi ho rimontato tutto spostando di nuovo il vecchio computer e adesso ho ripreso normalmente, finalmente, il mio flusso di lavoro quotidiano. Chiaramente questa è stata una disavventura che mi ha un pochino rallentato, però per fortuna è finito tutto bene. Evidentemente l'universo mi stava comunicando di rallentare un attimo e quindi l'ho dovuto fare mio malgrado. Ma parliamo invece di cose belle, cioè i video in arrivo. Ho deciso questa settimana di concentrarmi su una review. Sto leggendo tante richieste di persone che mi chiedono di recensire vari prodotti. Inizio con la Button Press, perché mi avete fatto tante domande in merito, quindi domenica vedremo nello specifico cos'è, come funziona, come fare una spilletta, le diverse tipologie. Se volete altre review, sto pensando ad esempio di fare anche quella sulla Cinch perché non l'ho mai fatta. Se avete altre richieste di prodotti che volete che io recensisca, fatemelo sapere nei commenti e vedrò prima di tutto se li possiedo, ovviamente, e successivamente di fare appunto una review. Mentre nel video di domani, sabato, ci occuperemo della piccola Joy, perché ho deciso di creare un tutorial anche per lei. È possibile realizzare tantissimi progetti di Natale anche con la nostra piccolina Joy, quindi vedremo appunto
appunto domani come creare un pensierino di Natale anche con Joy. Niente, penso di avervi detto tutto, vi lascio con la visione del vlog, vi do appuntamento domani e domenica con i tutorial, computer permettendo, che non mi molli di nuovo, e vi mando un grosso bacio, ciao! Guardate cosa mi è appena arrivato, un bel pacco con il rifornimento per le cornicette sullo shop che avete sempre visto. Finalmente le ho riordinate, quelle tonde, le ovali e naturalmente i tagliangoli. Adesso vado a spacchettare tutto e vediamo insieme tutto quello che è arrivato. Ed eccole qua, tutte le cornicette sono pronte. Adesso devo togliere la parte centrale e separarla. In questo modo posso, vedete, andarle a sistemare una per una. Mentre i tagliangoli vanno montati, quindi adesso mi occuperò di incollare i due pezzi in questo modo e poi le andrò a pitturare e saranno pronti appunto per la vendita. Buongiorno, allora oggi un nuovo album da realizzare, è l'ultima tornata, l'ultima possibilità per realizzare gli album perché dopo novembre, come sapete, vado a stoppare gli ordini, quindi questi sono gli ultimi album che sto realizzando per il 2020. Riprenderò poi l'anno prossimo e quindi adesso realizzo quelli che mi hanno ordinato di recente. Vi farò naturalmente vedere poi i risultati.
Dunque, eccomi all'opera su Inkscape dove sto progettando un calendario dell'avvento. Ve lo faccio vedere in anteprima. Sarà un calendario in 3D che taglierò con la mia maker e quindi sto preparando tutte le varie parti. Si può tagliare anche con la Explore Air, però essendo molto grande non potrà essere tagliato con Joy perché ovviamente sarebbe impossibile crearlo con queste dimensioni. E appunto le dimensioni saranno quelle del tappetino, quindi io ho impostato la misura massima che è possibile tagliare con il tappetino, anche se per la lunghezza invece utilizzerò quello lungo. Ve lo faccio vedere, è questo qui, un po' più lungo degli altri, che arriva fino a 60 centimetri. In questo modo posso andare un pochino anche in altezza. Farò una casetta, appunto sarà in 3D, quindi una scatola casetta, e ogni finestrella avrà il suo regalino all'interno, quindi ci sarà una scatolina all'interno di ogni finestrella. Vi farò vedere poi come costruire il tutto, naturalmente con un video. Quindi quest'anno vi propongo anche un calendario dell'avvento con Cricut, anche se quando vedrete questo vlog l'avrò già pubblicato, quindi sicuramente l'avrete già visto. Dunque, adesso faccio le prove perché ho appena progettato tutto solamente qua sul software, però non ho ancora avuto un riscontro pratico e, come sapete, preferisco sempre provare tutto quello che realizzo perché in questo modo sono sicura che il progetto vada bene. E poi lo dovrò, se appunto avrò verificato che tutto è corretto, tutto torna, lo dovrò rifare sul Design Space perché, come sapete, si possono importare gli SVG sul Design Space, ma non si possono poi condividere. Quindi, se voglio che voi siate in grado di utilizzare il mio stesso progetto, dovrò poi rifare tutto questo sul Design Space e poi condividere il progetto. Quindi, un bel lavoro da fare, vi faccio vedere le varie fasi della mia prova e quindi andiamo a tagliare del cartoncino e componiamo il nostro calendario di prova. Ed eccolo qua, allora sto facendo le prove, come avete visto, ho provato a montarlo, naturalmente non lo monterò tutto quanto, mi serviva solamente fare appunto delle prove per vedere se le misure coincidevano, se ci fossero dei difetti. Come vedete, ogni finestrella ha la sua scatolina. In questo modo, quando si va ad aprirne una, perché la lama per perforazione permette appunto di strappare la parte in modo uniforme, come i biglietti della lotteria, per spiegarci meglio, appunto si vedrà l'interno e all'interno ci sarà un piccolo dono. Quindi ho visto i piccoli difetti che ci sono in questo progetto, adesso vado a correggerli e poi procedo con la registrazione del tutorial. Buongiorno, anzi, non è per niente un buongiorno. Come vedete, la settimana parte malissimo perché ieri sera, dopo aver prodotto il video della domenica, il mio PC è morto. È praticamente morto, si è bloccato e poi non si è più riavviato. Come vedete, sto controllando tutti i componenti per vedere se c'è qualcosa che magari si è rotto, per verificare un po' i collegamenti. Dunque, ho tirato fuori l'altro PC, per fortuna ho la possibilità di lavorare anche qui perché ho diversi ordini e anche due album da fare e il supporto del computer per me è fondamentale. E niente, quindi vi tengo informate e vediamo cosa riesco a fare nelle prossime ore. Ho ben due album da realizzare e 10 ordini da impacchettare, quindi adesso procedo con la realizzazione.
Dunque, aggiornamenti sul computer. Come vedete, abbiamo finalmente ripristinato la situazione, è tornato a funzionare. Abbiamo aperto tutto quanto e verificato che dei banchi di RAM non erano alloggiati correttamente, quindi ovviamente non si avviava. Dopo questa breve pausa che mi ha fatto perdere un po' di tempo, ho due album da terminare, degli ordini da impacchettare e spedire, quindi mi metto subito all'opera per terminare tutto quanto entro oggi. Ed eccoli, gli album sono finalmente pronti. Come vedete, quello per laurea, questa volta per un ragazzo. Non mi era mai capitato di farlo al maschile e come vedete c'è la caricatura di Silvia, il suo stile inconfondibile, stupenda per una copertina molto molto originale. Mi sono tenuta sul sobrio, come vedete, sia con i colori sia con le decorazioni, e all'interno lo stesso, il set che ho utilizzato è appunto sempre da laurea, ma con dei colori molto sobri che richiamano comunque la festa. Dietro ho messo, come sempre, la targhettina e il mio logo con il vinile dorato. Poi passiamo a questa meraviglia di dolcezza, eccolo qua, questo è l'album per la piccola Elena, molto elegante, delicato, con questi fiori fatti di stoffa che sembrano un po' delle nuvole, dello zucchero filato, mi ricordano. E all'interno il set baby powder che percorre tutto dalla scoperta al primo compleanno, come sempre. E anche in questo caso sul retro ho inserito l'etichettina in 3D e poi il mio logo con il vinile termoadesivo. Quindi vado subito a impacchettarli perché è in arrivo il corriere, li vado a preparare. Poi oggi, come vedete, ho un pacchetto, mi è stato inviato da una di voi che mi ha anche pregato di leggere la lettera prima di aprire il pacco, e così ho fatto. Ha scoperto lo scrap tramite il mio canale, ma poi ha continuato da sola e finalmente è riuscita a realizzare quello che desiderava. Ed eccoli qua, sono dei bellissimi set di carte con cartoncini abbinati, quindi ringrazio tantissimo Elisa per avermeli inviati, sicuramente li userò nelle mie creazioni future.